Christian Fashion Issue. Questo numero in particolare esce in un momento particolarmente vivace per l'industria della moda, per non dire turbolento. Diciamo che non abbiamo tempo di annoiarci. Ma in questa presunta incertezza e apparente incertezza dell'industria della moda, io sono sicuro di una cosa, e riguarda in particolare la moda maschile. La moda maschile ha raggiunto quasi perfettamente un traguardo che da tanti anni cercava di raggiungere, che è quello di trovare una nuova identità maschile, un nuovo uomo, di identificare la moda senza più etichettarla come moda classica, moda fashion, e questo credo che sia dovuto anche al fatto che i fashion designer da sempre si ispirano, prendono molta ispirazione dai giovani, dalle nuove generazioni, e i ventenni di oggi, e le ventenni di oggi ovviamente, ma qui si parla soprattutto, anzi solo di moda maschile, quindi i nati all'inizio del nuovo secolo, non sentono l'esigenza, fortunatamente, di essere catalogati come fashion victims, che è una parola che ho sempre odiato, che andava di moda tanto tempo fa, o modaglioni, o come classici. Come si veste? Si veste classico, si veste normale, normale è peggio ancora, perché la normalità non ha una faccia. Quindi questo numero raccoglie una serie di fotografie, di look, di brand importanti della moda maschile, e soprattutto mette in evidenza una cosa importante, che è il nuovo uomo, ossia la compenetrazione tra lo stile tradizionale e il fashion. Il mondo del fashion ha attinto quello della moda classica, e il mondo del classico ha preso degli spunti dal fashion. Queste due cose messe insieme fanno una cosa sola che si chiama moda, non si chiama più moda classica, non si chiama più moda fashion, si chiama moda. Lo stesso